ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato a vario titolo e hanno permesso questa apertura. Il sindaco di Sovramonte ha detto: in un ponte ci si incontra. Il ponte è anche unione tra le due comunità, in questo caso del Primiero e del Feltrino, e con Federico, il sindaco di Sovramonte, stiamo facendo tante collaborazioni. Quel viadotto è di particolare importanza per quanto riguarda il collegamento viario con il Primiero, e i miei colleghi qui del Primiero sanno benissimo, solo di turisti fa 1 milione di turisti all'anno il Primiero, quindi immaginiamoci le problematiche che avrebbe creato. Devo dire che subito la collaborazione del collega di Eimer, di Veto Strade, per risolvere il problema delle code chilometriche sabato e domenica è stato indispensabile. Mi unisco ai ringraziamenti precedentemente esposti a tutte le autorità presenti e a tutti gli esponenti che hanno collaborato per la realizzazione di quest'opera. Perché, come è già stato detto, è un'opera importante per il turismo, ma non dobbiamo dimenticare le nostre realtà locali, per il quale questo ponte per noi è anche un servizio ai lavoratori. Io, abitante di Fonzaso, oggi sindaco, ho lavorato diversi anni nel Primiero e ho percorso questa strada più e più volte, anche 3-4 volte al giorno. I lavori sono durati 1 anno, sono costati 4.340.000 euro finanziati dalla regione con la legge 45 del 2017 e sono stati di ricostruzione praticamente delle travi. Per sistemare questo ponte sono stati usati 1.115 quintali di acciaio e ancora più significativo 98 quintali di bulloni, quindi circa 14.500 pezzi. Pensate al lavoro che di montaggio di queste opere. Apriremo il ponte a una corsia, quindi il traffico che proviene dal Trentino verso il Veneto passerà sul ponte, mentre il traffico che dal Veneto ma in Trentino passerà ancora sulla deviazione provvisoria, però senza necessità di semafori, senza nessun rallentamento. Nell'altra corsia sono in corso ancora dei lavori, più che altro di vernissatura delle travi sottostanti, quindi c'è bisogno di tenerla chiusa ancora come area di cantiere, ma penso che entro tra metà e fine settembre, stamattina con la ditta, non dico che abbiamo litigato, ma insomma un pochino, e si è impegnato per metà settembre a aprirci il ponte. Sono andata sotto il ponte per vedere che tipo di lavoro è stato fatto. Veramente faccio i complimenti alle maestranze, alle ditte che hanno lavorato, soprattutto anche perché il lavoro è stato fatto ad oggi, insomma, ho visto che vi ha minacciato questa mattina l'ingegner Vernizzi, quindi insomma siete nei tempi per concluderlo.